Buonasera, buonasera, ben arrivati. Anche questa sera siamo alla vigilia di una partita sicuramente importante, per non dire importantissima, potrebbe anche avere dei risvolti qualora la Roma, che noi conosciamo, potesse anche fare risultato a Torino, il che non è una cosa, una chimera, credo che sia una cosa possibile da fare. Ma al di là di questo noi siamo già con la testa a quello che sarà mercoledì. Poi è successo purtroppo ieri anche un fatto spiacevole, al di là di come sono andate le cose, può dispiacere per chi faceva la sicurezza che magari sia stato allontanato per un qualche cosa di cui noi non sappiamo esattamente come sono andate le cose. Insomma, io mi meraviglio che qualcuno che fa quel lavoro poi prenda a brutte parole o con gesti poco consoni a quella che è la sua attività di protezione della gente, per cui però poi se ne è parlato sui giornali, sulle radio, ognuno ha detto la sua cazzata, io ho detto la mia, ma questo ovviamente è quel qualcosa che poi vedremo col tempo come sono andate a finire determinate cose. Mi dispiace, qualcuno poi ti scrive, non c'è solidarietà tra colleghi, beh, io qui devo dire la verità, non è che abbia tutta questa grande solidarietà tra i colleghi, tranne quelli che chiaramente partecipano a questa trasmissione e pochi altri. Per il resto ognuno, qui è una guerra all'ultimo sangue, capito? Per un like ti fanno fuori, per cui credo di aver espresso il mio pensiero in maniera abbastanza esaustiva, al di là di chi fosse o non fosse l'artefice di quanto è accaduto. Dispiace che queste cose succedano, sembra che c'era uno lì pronto a prendere le immagini, li ha mandate addirittura Rai 3. Lo sapevi? Rai 3, dico bene, Rai 3, lo sapevi? No, lo sapevi tu che Rai 3? No, io non so neanche che cosa è successo, meglio, non mi disinteressa. E perché io non faccio una lira? Io guardo il campo. L'hai capito Andrea De Angelis, perché io non faccio... Com'è che hai detto? Io guardo i risultati del campo, ecco, e giudico il campo. È giusto, vabbè, non ne parliamo più. Allora, detto questo, al di là di quello che sarà la partita di domani, con tutti i suoi problemi, ci sarà tre quarti d'Italia o un quarto di questa città che spererà che le cose possono andare in malo modo. Io invece credo che la Roma di Mourinho, la Roma che è stata in qualche maniera messa su con grandi prospettive per il futuro, e speriamo bene che sia così, ovviamente avrà di che per mettersi in mostra, e sono certo che noi domani sera vedremo sicuramente una gran partita, e mi auguro che il risultato ci arrida subito per non avere problemi di nessuna natura, perché una vittoria sicuramente vorrebbe dire matematicamente in Europa League il prossimo anno, e magari anche questa finale potrebbe essere vista e interpretata. Io con sta affare non mi ci riesco proprio a vedere, c'è niente da fare, proprio non ce la faccio, non ce la faccio, che devo fare? Allora, detto questo qui, dimmi. Non te la devi mettere, non è che devo fare? Non la mettete. Ma se io me la metto apposta per togliermela. Prima ha detto, mi metto questa perché è così, sono più elegante. L'ha detto prima di stabilire. L'ho messa per togliermela. Lo faccio sempre. È una questione di sponsor, voi capite. Cioè, ok. C'avevo in Carrera e dovevo per forza metterla quei due minuti. Buonasera Mauro Macedonio. Buonasera Marco Giallorecchi. Buonasera Andrea De Angelis. Dopo te, che io ho già vista. Buonasera Francesco Cuccia. Buonasera. E ovviamente buonasera. Il mio immenso Nello De Nicola. C'è anche Giacca, Ottica Labor, se no mi toglie il budget, non lo posso fare. C'è anche il nonno di Aurora, eccolo lì, là. E c'è, vabbè, non lo posso dire, tutti avanti. C'è la nostra Serena Grey, grazie Serena di essere qui. So che hai portato anche una sorpresa, poi la vediamo insieme, ma quello che è importante è che ci daremo da fare anche per dare una mano a chi magari è in difficoltà. C'è qui Simona Novelli, questa ride solo quando la inquadrano, se no presto voglio morire. Aurora, Barbara, nonché Tocci, Linda, chi è quel ricetto lì in mezzo? Che no, io non voglio avere responsabilità, io a Ostia c'è qualcuno che ti guarda, non lo volevo dire, no, insomma, vabbè. Io, questo no, mi no, questo dispiace a me, è così. Sai che io c'ho un senso dell'estetica. No, devo dire, no, ma adesso peggioro. Adesso peggioro. Adesso c'è anche Nello De Nicola. Ma quanti mi hai presentato? Perché per Pandan, Francesco Goccia, i miei cameraman, Leo che sta ovviamente di sotto. Mi devo alzare, me ne devo andare. C'è Nello dietro a me.
Che devo fare? Ma devo alzarmi le donne? Ma avevi detto, non glielo fa dire che sono il fratello, scusami, fa tutt'altro. Non voleva avere legami di questa natura. Che mi alzo, lì c'è Tutti Uniti per Matteo, poi lo sentiremo con il figlio. E allora, detto questo, ciao Andrea De Angelis. Certo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo, va? Possibilità e la fortuna di conoscere un calciatore della Roma come Vigna, che però fa anche del bene, fa beneficenza. Esatto. Qual è la cosa che avete idea di che tanti, state facendo? Anche lui è sudamericano. Sì, lo so, di tanti viaggi internazionali che facevo con la mia famiglia. Molto tempo fa ero piccola, lui ancora, perché abbiamo 8-9 anni di differenza, Mattias Vigna. Uh-huh. E era piccino e si vedeva sempre col pallone in mano, si vedeva proprio che diventerebbe un grandissimo giocatore. Qui non sta andando bene, però insomma va bene, l'importante è che abbia il cuore grande per aiutare la gente. Io questo rapporto, questa cosa sentimentale. Bravissima. E anche lo so che è una persona molto discreta nel fatto di beneficenza. Beh, e che cosa state facendo o avete idea di fare? E questa è una cosa molto bella che anche tanti altri giocatori li stanno facendo. E quindi mi sono ancora innamorata di più della squadra, della città. Però dimmi la beneficenza, chi, dove, quando? Ah, allora, io dentro del mio piccolo fanno tutti gli scrittori del mondo che si rivolgono agli cittadini, donazioni, siano vestiti, tutto. Cibi, soldi tutto. Per case famiglie, per le persone che purtroppo vivono per strada. Ospedali, dipendendo dalla cifra, situazione di malessere, voi gli date una mano, te e altri. Perché per me essere nobile non è avere un titolo, perché questo viene perché tu sei nata o perché tu l'hai conquistato, okay, però essere nobile per me è... Però tu mi devi dire subito il soldo, perché altrimenti non ce la facciamo con i tempi anche per farti riparlare. Te lo dico proprio spassionatamente, perché sai, lì c'è la gente che dice mamma mia che farà a Roma domani, però allora, mi va bene chiudo. Anche quello che stai raccontando, allora, però ce lo spartiamo nel tempo. Allora, per chi vorrebbe guardare le mie cose, la beneficenza che faccio, c'è il mio profilo Instagram che è Marchiones con due S RM. Poi lo scriviamo da qualche parte. Prima di chiudere posso fare due ringraziamenti? Sì, certo. Io vorrei ringraziare a Valentina Italiani, che è la mia stylist. Sei elegantissima, mi hai rubato le parole. Grazie Valentina. Complimenti. E vorrei ringraziare anche la parrucchiera Gruppo Elitti di Sabrina e Vincent, Agenzano di Roma, che si sono occupati del... Sta giusto alla grande. Grazie mille. Poi ci dicerai qualche altra cosa, anche dove farlo. Allora, lì come vanno le cose, prima che noi andiamo... rimettiamo il numero per le dirette, scusami. Noi salutiamo loro, perché sono sempre un fottio. Quanti sono? 19... Non mi smentire, 12.000 minimo, dai, su, non riusciamo a... Addirittura. Ma loro sanno che c'è Ottica Labor a Roma, a Piazza Don Bosco? Abbiamo studiato una settimana Antonio, facciamo così, eccola. Allora Antonio, io per esempio non capisco chi snobba la conference. Cioè, io vorrei ricordare che la Roma in campo europeo ha vinto una coppa sola nella sua storia. Risale a 61 anni fa, però le ha fatte il 97. No, attenzione, no, dico, ricordiamolo questo: in 95 anni hai vinto una Coppa Europea, quella delle Fiere. 61 anni fa non hai più rivinto nulla. Hai fatto l'ultima finale 31 anni fa. L'ultima finale l'hai fatta perché era. Intanto sentiamo che linea e tu continui a parlare. Ce l'abbiamo in linea? Chiunque sia? Sì, buonasera Antonio. Non ti muovere, prima facciamo finire Mauro Macedonio. Sì, vai. Sì. No, questo volevo dire. Poi, tornando al vincere aiuta a vincere, che è una verità, al di là del fatto che è una frase fatta. Bisogna prendere l'abitudine a vincere. Perché effettivamente forse è per questo che non stiamo vincendo. Allora, prima che vado, io vorrei ricordarti che nell'ultimo mese tu hai vinto solo la partita con l'Ester qua. Sì. Tu in campionato non vinci dal 10 aprile
certo. E l'ultima vittoria è stata quella con la Salernitana, che ci ricordiamo anche come maturata. Mauro, quindi, ti dico la verità, queste note tecniche con le rapine a mano armata della Roma stonano. Perché se la Roma avesse avuto il certo, noi non stavamo né a pensare. Ti sto dicendo però che sì, appunto dillo, è importante tornare anche a vincere, perché dillo, tu non stai neanche vincendo. Guai più a te se non continui a dire il tuo pensiero. Un attimo sentiamo lui e poi andiamo a Marco. Pronto, buonasera, ben arrivati. Buonasera Antonio, sono Marcello. Buonasera Marcello, ben trovato. Allora, dopo tanto tempo sono andato allo stadio a vedere Venezia, Roma-Venezia. Come figlia qua la partita? 1-1. Figlia, non ci andrà più allo stadio, sì. Bello. Dai. No, aspetta. Scusa, no, mi vai sull'1-1 con Venezia, ti prego. No, non essere fiero, non essere fiero. No, aspetta, sono andato perché avevo la possibilità, avevo meno di quei soldi da parte, sono andato con tutti i miei familiari, ho speso 80 euro. Ammazza, ti sei rovinato. No, vabbè, non fa nulla, per la Roma si fa quello che è altro. 80 euro. Scusa Marce, ma mi stai a rovinare la trasmissione, dai 9 che stai a farta di ridere. E dai, su, e dai, basta. Io capisco. Comunque, sì, vai tranquillo. Comunque Antonio, sì. posso dire una cosa? Devi a parte tutto. Essendo istruttore di calcio, a volte vedo delle cose che non quadrano. Quali? Bene. Allora, una è semplicissima. Volando però, ti allora, prego. C'è la Marchesa che mi si chiede se mi chiede un'altra cosa. È già da diverso tempo che io lo dico, però... Sì. Dai. Giustamente lo dico, no, non per criticare, perché... puoi criticare, io tutto al più ti rispondo, non è il problema. Giusto. Allora, io voglio sapere, l'istruttore dei portieri, sì, quando vede che il portiere è, non su certe cose non va, allora cerca sempre di stabilire un qualche cosa per farlo rientrare in qualcosa che non va. Ma tu dici che allora, il portiere a Roma ha bisogno di ripetizioni di portierata? Io me la prendo un poco. Sì. Allora, no, ma te devi spiegare perché tu hai visto quanta gente ci ha messo un'ora a piena linea. Dai, ti prego, aiutami, Marcello mio. Aiutami. Guarda che mercoledì stiamo qui alle 20:30, quindi se qualcuno vuole venire a vedere la partita con noi, a vivere la partita con noi, e saremo in onda fino a mezzanotte. Per cui se non c'è niente da fare, senza che spendi 80 euro, vieni qua. No. Comunque no, devo mettere questo. Quando arriva un cross di quella morbidezza, ma è possibile che il portiere non esce mai? Magari, sai, non tutti sono perfetti e precisi. Io, è una critica che ci sta. Che abbia dei difetti non ci piove, se no parlavamo di altro. La colpa lì non è la colpa è del... Certo. È di Bagnes, tanto per cominciare, certo, quel perché caso si lì perde sì completamente proprio l'attaccante, non sapeva più dovevo attaccare. Sa cosa stesse pensando. E dire che dopo 50 secondi ho Marcello, capito, grazie, un abbraccio forte stonte. Ci sentiamo mercoledì, se non vuoi venire ci sentiamo telefonicamente, tanto ha voglia a parlare mercoledì. Grazie ancora Marco. Io sposo la tesi di Andrea, perché il trofeo ci manca da troppo tempo, come diceva Mauro ne abbiamo uno solo a livello europeo, sarebbe una iniezione una bomba atomica per il tifo romanista. Guarda che creerebbe un'empatia ancora maggiore, semmai si può dire maggiore di quella che già si è creata, però effettivamente l'abilità dello staff e di Mourinho sarà nel gestire i giocatori, perché effettivamente domani bisognerebbe vincere, però bisogna vincere anche con le cosiddette seconde linee, perché sono in grado di poter battere e di comunque essere protagoniste contro il Torino, in attesa che mercoledì accada la cosa più bella che tutti aspettiamo. Deve accadere, non che accada, deve accadere Marco. Allora io ho fatto qualche anno fa un libro sulla grande Roma di Lidl, sì, insieme a tutti i protagonisti di quella Roma, sì, e l'ho scritto insieme a Luciano Tessari, che era il secondo, sì, di Lidl. Certo. E lui mi ha detto, dice, quella partita contro il Liverpool, la finale famosa di Coppa dei Campioni, eravamo convinti sia io che il mister Nils Lidl, poteva cambiare la storia della Roma. Ovviamente. No? Vincere quella sfida ci avrebbe portato ad una
ad una tale forza, grandezza, dimensione. Che, bravissimo, dimensione, bravo Marco, dimensione che ci avrebbe veramente cambiato la storia. Perdere ovviamente quella finale ha cambiato la storia paradossalmente in negativo, perché poi un paio di stagioni dopo, Riando, no? Anche se abbiamo vinto le Coppe Italia, però poi si è andati un po' in... Scusami Francesco, perché nelle grandi prestazioni della Roma c'è sempre questa casualità a perdere? È sempre dovuta a fattori estranei. In quella finale famosa che tu stavi ricordando, l'arbitro, che ho dimenticato come si chiama, per com'era, non ci ha dato una punizione su Tancredi, da lì abbiamo preso il gol del pareggio. Cambiava tutto il mondo, anche se avessimo avuto degli arbitraggi, e noi nel corso, quante volte abbiamo detto in radio, Francesco, ci hanno massacrato, rubato, ci hanno rapinato di tutto. Perché alla Roma questo? Guarda, io finisco solamente quello che ti ho detto prima. Vale anche prima per te, dopo che lui ha risposto. Prima di risponderti a questo, perché lui ha usato due parole che a me hanno colpito molto, e nel libro lui parla di assordante silenzio, no? Cioè, e quindi assordante solitamente è una cosa che fa rumore, no? E quel rumore era così forte nel silenzio che c'era dentro lo spogliatoio la sera di Roma-Liverpool. Quindi ecco, vincere eventualmente, speriamo, incrociamo le dita, non andiamo oltre, questa coppa, questo trofeo potrebbe realmente cambiare nuovamente la nostra storia, perché c'è un allenatore come Mourinho che ha iniziato un cammino, c'è una società come quella di Friedkin che in due anni hanno raggiunto una semifinale europea lo scorso c'è anno, la paura del terrore degli avversari, no? Una finale quest'anno in conference, c'è un mercato che da quello che so probabilmente sarà di più molto positivo per la Roma più. E quindi ecco, vincere questa coppa potrebbe essere quel passo che ci è mancato magari nell'83. Io non so se ne abbiamo parlato con Andrea qualche tempo fa, ma la Roma ha già stanziato 110 milioni per la campagna acquisti 2022-2023. Era tanto per dire. Sicuramente Pellegrini con aiuto con Shomurodov. Con Shomurodov, perfetto. Non c'è Fanatieri. E là dietro Ibañez, non ci sarà Smalling, c'è Kumbulla e anche, aiutami, Mancini. Io credo che lui si riserva semmai di farli entrare nell'ultima mezz'ora, ma non farli fare più di mezz'ora. I disponibili pesanti che sono Smalling, Karsdorp, Mkhitaryan e Abraham. No, Mkhitaryan non c'è proprio domani. Domani non c'è proprio. Zaniolo. Vabbè, speriamo. Mkhitaryan non è neanche partito, perché Mkhitaryan lo sostiene così fino a mercoledì. Senza voler fare lo sborone che sa tutto, augurandoci che ce la faccia. Fra l'altro ci sono pure queste voci che girano dell'Inter che è interessata. Io intanto mi stavo chiedendo se questa formazione, per quanto senza Abraham, senza i punti fondamentali Mkhitaryan e via discorrendo, senza Zaniolo, in che maniera secondo te può vedere questa partita? Cioè, secondo te la Roma parte così dimessa perché non ha quei 3-4 giocatori, oppure col Torino, nonostante che loro sia l'ultima partita in casa e quindi cercheranno in qualche maniera di fare il risultato, e la vedi in maniera pessimistica, oppure secondo te questa Roma è ancora in grado di poter portare a casa la vittoria, allora, anche contando sul fatto che magari loro vorranno vincerla per forza perché è l'ultima in casa? Dimmi tu, poi sento loro. Guarda, purtroppo, come già ti dicevo prima, già in campionato, poi figuriamoci l'ultima giornata contro la Roma, fanno tutti quanti la partita del cuore, no? Anche la penultima, abbiamo visto il Venezia. Chiedo scusa, però mi sembra che le ultime partite che la Roma ha giocato in casa tra gli avvelenati. Su altri campi ci sono squadre che, pur non avendo più nulla da chiedere, hanno giocato. La Sampdoria che ha fatto 4 gol alla Fiorentina, io sinceramente non me l'aspettavo. Io pensavo che la Fiorentina potesse, contro una Sampdoria già salva, già matematicamente salva,
pensavo a un'altra partita, e invece va riconosciuto che perlomeno tutte se la stanno giocando, anche non avendo più nulla da chiedere. Adesso rischia la Salernitana addirittura che sì, rischia la Salernitana addirittura che sembrava, la Salernitana ormai si può salvare, e quindi no, evidente, ma la Salernitana sembrava, se vinceva l'ultima era salva matematica, invece certo invece da vedere anche. Tutti uniti per Matteo. Poi lo rivedete anche mercoledì e ricorderemo anche questa cosa. Ho una vaga idea che ti chiamo anche dalla radio. Voi vi ho salutato tutti, a te ti ho salutato, incredibile. Lui non l'ho salutato. Però. Ancora no. Il grande, immenso Riccardo Antonelli. E poi lei, porca miseria, Linda, ce l'hanno lasciata, ha detto fatene quello che volete. E noi ce la portiamo con noi, ovviamente. Perché guardi con quell'occhio? Perché io dico a tu voi, io. Ha salutato tutti, adesso ci sarei arrivato per ultimo, dulcis in fundo. Sì. Vabbè, non ci arrivi allora. Ciao Aurora, ciao mitica, ciao numero uno, stai bene? Tu che ridi che ti vedo ridere soltanto adesso? Mitica, quando andiamo via ride, Andrea, che bell'uomo. Sì. Lui l'ho fatto. È andato in lupo un'altra volta, maestro. Ma mai salutato no, prima. Lo rifaccio ancora una volta per farli morire di rabbia, perché ti saluto tre volte a te. Il bacetto già gliel'ho dato io prima. Io comunque sono d'accordo su tutto quello che hanno detto Simone e Aurora. Comunque sia. Sono state perfette. No, bacetto. Cioè, lui cerca di ingropparti e io col bacetto gli dà fastidio, capito? Che... Non essere porco. Io non ho capito, cioè, che figura che facciamo con la Marchesa e Corduca. Io non uso con Corduca e con la Marchesa. Chi è che Duga? Figura a me fa? È lui, Duga. Duga De Spoleto. Un annuncio, per mio figlio, per gentilezza, il nostro quadro araldico per mercoledì, fammelo avere per questi plebei. Che non ci posso fare nulla, perché De Bartolo, andate a cercare, insomma, c'è qualcosina che ci posso fare. Sono nobile. Quando parli di De Bartolo. Allora, grazie a Leo Todaro, grazie al mio editore. Vi ricordo che ci vediamo mercoledì alle 20:30, andremo avanti fino a mezzanotte. E poi ricordate che dai primi giorni di giugno, per trovare il nostro canale, non potete non trovarlo, dovete andare a fare la risintonizzazione. Quando cazzo non te riesce a te dire questa parola così veloce, l'intenzione del vostro televisore per avere il canale 11 che siamo noi. Mercoledì c'è lui, c'è anche, no Cuccia tu stai lì, vabbè, ma non parte, l'aeroplano avrà un problema e rimangono a terra. Affonda addirittura, allora sicuramente con questi tre, lui tanto il biglietto non lo trova, cioè, viene anche la nostra Marchesa. Ha già detto di sì. Devo salutare Antonio? Ma dai, sto fuori da qua, dai, io sto fuori da quel dino da 4 minuti. Fortissimamente Roma, gente, ci troviamo sabato in radio sul Centro Sono Sport dalle 18 alle 20 e poi mercoledì. E chi non è qui è perché se n'è andato da un'altra parte, ma starete tutti qui. Va bene? Ti è piaciuto? Ognuno la capisce come vuole, non ha importanza. Purtroppo noi siamo i numeri uno, il resto vuol dire che gli altri non sono nessuno. Cercano rogna, ma lo sai che poi come va a finire, no? Perché c'è questa tendenza di cercare rogna. Ogni tanto ti sberleffano, hai capito? Però non sanno, possono mica andare. Lo so io e lui di cui stiamo parlando, non ti preoccupare. C'è sempre un Dio dall'assù che dice vi punisco, chiami in pubblicità, no, finita la trasmissione. Ciao gente, ciao Leo. Ciao.